Proseguono i lavori per il completamento dello stadio Pietro Reetano di Catona, sopralluogo sull'impianto sportivo del sindaco Giuseppe Falcomatà, del consigliere delegato allo sport del comune della città metropolitana Giovanni Latella e del presidente del consiglio comunale Enzo Marra. I lavori sono realizzati grazie al finanziamento predisposto dal comune di Reggio Calabria nell'ambito della programmazione del PON Metro 2014-2020 REACT-EU. Il progetto prevede la riqualificazione dell'attuale campo di calcio e del campo polivalente e dei servizi attigui, il rifacimento degli impianti di illuminazione e i sistemi di raccolta delle acque reflue e meteoriche, la sistemazione dell'arredo urbano, della segnaletica e la riorganizzazione dei parcheggi, la rivegetazione delle aree con la creazione di spazi verdi attrezzati, il riposizionamento delle recinzioni e degli accessi e delle uscite di emergenza, la riqualificazione del campo in erba sintetica e della tribuna, la ripavimentazione del campo polivalente e degli accessi alla struttura, la ristrutturazione esterna e interna degli spogliatoi e della tribuna comprensivi dell'impianto termico, elettrico e idrosanitario. I lavori procedono a sprombattuto, siamo nella fase di posa in opera del manto erboso del glorioso Reetano di Catona. Queste sono tutte le attività propedeutiche alla posa in opera del tappetino in erba sintetica di ultima generazione. Noi li seguiamo con grande attenzione perché questa zona della città riguadagna, riconquista un impianto sportivo che le era stato sottratto per molto tempo. Qui a Catona ci sono diverse realtà sportive che negli anni sono state costrette, tra virgolette, a migrare in altre zone della città per potersi allenare, ma anche per poter disputare le partite di campionato. Questo campo, omologato per i campionati dilettantistici, consentirà alle tante associazioni, alle tante squadre sportive di Catona, della zona nord della nostra città, di poter ritornare a casa e programmare con maggiore tranquillità le attività sportive e, perché no, fare crescere tanti giovani che potranno sognare di calcare i campi professionistici della Serie A, i campi internazionali. Sono diverse le strutture sportive che sono attenzionate per una riqualificazione, tra questi il campo di Pellaro, il campo di Archi, il campo di Ciccarello, e oggi siamo qui a Catona dove i lavori stanno procedendo in maniera veloce. Mi auguro che da qui a qualche mese questa struttura possa ritornare nuovamente nelle disponibilità delle società sportive, una struttura moderna, accogliente, sicura, che dà l'opportunità ai nostri ragazzi a poter fare sport, soprattutto nel quartiere di Catona. Sì, siamo qui a Marinella di Spontone, al famoso Pietro Reetano, un campo di calcio che ha visto, diciamo, negli anni passati la catonese solcare i campi di eccellenza. È un campo che ha avuto dei periodi di abbandono, però ora i lavori stanno proseguendo, stanno andando avanti grazie ai fondi REACT-EU, e che presto verrà consegnato alla cittadinanza reggina e anche catonese.